Ciao a tutti Fluffetti e benvenuti in un nuovo video di allenamento in famiglia. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale, metti un mi piace e seguici per tutti i nostri altri video anche su Instagram e Facebook. E vai! Allora ragazzi, oggi vediamo una cosa che mi sta tanto a cuore, cioè il tofu. Perché ve lo ammetto ragazzi, ve lo giuro, a me il tofu fa schifo. Ne ho trovato solo uno, un tofu affumicato della Cambia Sol, che è buono, facciamo pubblicità, ve lo metto qua. Sì. Che è di buono sapore, ma poi il tofu al naturale, mi sembrava come mangiare il polistirolo. Peggio. No, veramente, il tofu al naturale ha veramente grossi problemi se uno non lo sa cucinare. Siccome non lo sapevamo cucinare, abbiamo detto non lo mangiamo. Però... Ma la mamma ha fatto una magia! Però una magia incredibile! Non è possibile, perché in una dieta è fondamentale, no? Perché ha proteine e grassi, non carboidrati, quindi è molto utile per le nostre fasi chetogeniche dove vogliamo abbassare un po' i carbo, e ha delle proteine buone, importanti per i nostri... cosa? I muscoli! Yeah. Esatto! Per i nostri... muscoli! Certo. Allora ragazzi, la mamma è stata fantastica perché ha trovato una ricetta facilissima, perché la possono fare tutti, anche io che sono non abile nella cucina. È facilissima e ve la facciamo subito vedere. Precisiamo, ho fatto una serie di ricerche per vedere come veniva cucinato il tofu. Tofu, tofu, mangi un po' di tofu. Poi alla fine ho preso un pizzico da una, un pizzico da un'altra, un pizzico da un'altra, l'ho rimessa insieme e è venuta fuori questa. Mamma mia, quindi vuole tutti i meriti di questo video? Sì. Ok ragazzi, allora se volete bene la mamma mettete mi piace al canale e iscrivetevi. Tagliamo il tofu a cubetti precisi. Che stile. Che geometria. Ecco, quadrolli. Bellissimi. E adesso bisogna marinarlo. Sì. Marina. Il tofu. Questa era brutta. Salsa di soia, noi utilizziamo questa che è un pochino meno salata. A tasso ridotto di sale. E come potete vedere... Ogni tanto lo giriamo e lo lasciamo giriamo. Minimo mezz'ora. Solo con la salsa? Sì. Senza nient'altro? Nient'altro. Davvero? Io sì. Incredibile. A few minutes later. Intanto lo giriamo così quelli sotto, che sono più impregnati, lasciano lo spazio a quelli sopra. Oh, là, torni qua. E allora mamma, che cosa ha usato? Cipolla, zucchine, carote. Ok. Tagliate a quadratini. Vada. Io l'ho fatto a livello estetico, ma... adesso mescoliamo tutto. Ma perché ha voluto far vedere ai nostri fluffetti la quantità che ha tagliato, vero? Due zucchine, due carote e mezza cipolla. Adesso acqua. E lo lasciamo andare. Dove? Al mare. Beh, effettivamente l'acqua l'ha messa. Sì. Mettiamo un ombrellone salato vicino adesso. Sì. Ok. Il tofu ha finito la sua marinatura. Stai dicendo? Non è vero? Sta continuando, proprio perché mentre tu aspetti quello, fai quello. Ah! Quasi pronto? Sì, quasi pronto. Abbiamo rimesso un goccio d'acqua. Uh-huh. Adesso ci mettiamo il tofu che ha marinato. Marina. E lo facciamo stare un po' così. Si impregna bene bene di tutti i saporini. Quando l'acqua si asciuga andiamo a metterci la maizena per stringere. Trucchetti, quindi con la maizena ci facciamo una specie di cremina. Sì, pastosa, sì. Wow. Adesso lo teniamo sotto controllo, ci vorranno circa 5-6 minuti. Mamma mia, ho voglia di tuffarci il telefono all'interno. Sì, certo. What? Un po' di maizena. Si può usare anche come stucco, sì, se avete qualche foro nel muro. Vai, vai, vai! Se no si tira troppo, si ritira, non viene la cremina. Mamma mia, guardate ragazzi, che crema!
si è addensato bene, capito? Quindi tutti i sapori rimangono attaccati, non sono più separati. Amalgamati, fusi, sì. Cementati. Un tutt'uno. Tu sei più tutt'uno di chiunque altro tutt'uno. Wow, wow, wow. Manca soltanto il tocco di classe. Oh yeah. Semini. Lino. Dov'è Lino? Zucca. Ah, pensavo chiamavi Lino. E quest'altro più scuro che è? Girasole. Mamma, le devo dire tutto, no, io. Abbiamo fatto un mix. Papavero, non lo vede? Lo stile della mamma ancora non è ai miei livelli, ma si sta impegnando. Allora ragazzi, la ricetta è facilissima e semplicissima e ve lo assicuro, mi ha stupito, ve lo giuro. Sì. Questo tofu mi piace. Questo è mangiabile, è buono, è gustoso. Ogni 100 grammi abbiamo 15 grammi di proteine e 8 grammi di grassi. Valore nutrizionale top, sapore fantastico, con pochissimi semplici ingredienti. Se la ricetta è piaciuta, che cosa devono fare? Mettere? Così mettere! Al canale mettere? Mi piace! Sì, la sì, babba sì. Del babbo! Adesso il babbo lo assaggia. Questa è una ricetta calda, poi mi impegnerò per farne una anche estiva, ok? È una promessa. Ne troveremo fermina. Una anche in versione estiva. Fateci sapere nei commenti se vi piace. Mamma fa tutto da sola. Ragazzi, ve lo giuro, a me il tofu non piace, così mi fa impazzire. È difficile, ma una volta trovato la combinazione. Forza, ci credo, l'abbiamo fatta adesso. Mamma. 5 minutes later. Vai, salutiamo. Beh, sei andata a prendere quello sotto invece di prendere quello sopra. Guardate gli occhi. Così impari ad aspettare e prendi quello sopra. È vero, bimbi, che si prende sempre quello sopra? Ma sta per piangere. Ci credo, si è bruciato, veramente. Ho messo con una carotina. Vai. Anche da me. Vai, certo. Sì. Dai. Assaggio. Sì. Sì? Sì. Ha detto sì. Più o meno. Ti piace? Oh, vedi? Ciao, ciao, fluffetti! Ciao.